Ciao ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati su Mucchio TV. Io sono VG Future, oggi è martedì 4 giugno e c'è un nuovo aggiornamento per quanto riguarda Red Dead Online. Come ogni martedì, come era stato promesso dalla Rockstar, ecco che è arrivato un nuovo aggiornamento. Voglio subito farvi vedere una cosa. Qui, come vedete, è già cambiata la schermata, c'è questo pistolero, insomma, e dice: prosegui la tua avventura da dove l'avevi interrotta. Gioca a Red Dead Online questa settimana per ricevere gratis un colore speciale del cappello Belle Rose. Quindi chi gioca questa settimana si becca questo cappello. La settimana scorsa abbiamo visto una serie di aggiunte che ci sono state per Red Dead Online e come vedete sotto praticamente è scomparsa. La modalità che è scomparsa, che era stata aggiunta, era si salvi chi può. Come vedete non c'è più, anche questa probabilmente è stata inserita all'interno di resa dei conti. Ma come al solito ragazzi, allora andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti che prendo direttamente dal sito della Rockstar. Nuova modalità nemico pubblico ed evento free roam re dei binari. In più, cappello Belle Rose, regalo e altro, come avevamo già detto prima. Poi ancora, in questo mondo esistono solo due modi per vincere: essere il nemico pubblico o colui che lo uccide. In questa nuova modalità resa dei conti, ogni squadra ha un nemico pubblico designato, ruolo che viene assegnato a rotazione tra i giocatori. Uccidi il nemico pubblico della squadra rivale per ottenere punti, ma fai attenzione, ogni uccisione effettuata dai tuoi nemici permetterà loro di fare lo stesso. E questo dopo lo andremo a constatare, sempre in linea, permettendo linea anche di Rockstar, perché spesso e volentieri escono sti fastidiosi errori che a quanto pare c'hanno un po' tutti, non dipende praticamente dalla linea individuale a quanto pare. Poi ancora abbiamo Railroad Baron Free Roam Event. Pattuglia i binari e cattura il maggior numero possibile di vagoni in questa versione itinerante di Re del Castello. Accetta l'invito per partecipare e mantieni il controllo del vagone per più tempo di tutti nell'arco dell'evento per ottenere la vittoria. Come insomma, non so per chi l'ha provato, insomma, ma c'è questa modalità all'interno del Free Roam che si chiama appunto Re del Castello. Io l'ho provata, era qualcosa simile a quello che si vedeva nel primo Red Dead Redemption, però nel primo Red Dead Redemption c'erano queste postazioni fisse dove tu andavi e dovevi rimanere più tempo possibile per avere i punti. Qui è la stessa cosa praticamente su Red Dead Redemption 2, ma i punti sono mobili. Invece per quanto riguarda questa nuova modalità, appunto, questa versione itinerante di Re del Castello, sarà addirittura su un treno merci, che ovviamente mo non so, però non so mo come funziona, perché tu devi entrare, devi stare praticamente sul treno per conquistare quel territorio. Questa è un'altra cosa carina da vedere, ovviamente, sempre quando si ci collegherà online. Poi ancora abbiamo New Belle Rose Hat e More. Queste sono le aggiunte, fra cui questo nuovo cappello. Grazie al suo design lezioso, che include una fascia in seta con fibbia e una piuma, il cappello Belle Rose è incredibilmente popolare tra i clienti più influenti di Weller, Robson & Co. Chi gioca a Red Dead Online questa settimana lo riceverà gratis in un colore speciale direttamente nel guardaroba del suo personaggio. Le altre versioni sono disponibili nel catalogo, insieme al nuovo Gillette Flores e gli ultimi pezzi degli stivali Calhound, del cappello di procione dei Shops Shuffer. Questa settimana avrai anche il 35% di sconto su tutte le provviste. In più, puoi personalizzare il tuo accampamento con una nuova bandiera, un nuovo tema o una tenda migliorata in grado di ripristinare i tuoi valori più rapidamente durante il gioco, grazie al 25% di sconto su tutti i prodotti della bottega itinerante. Vai da Crips nel tuo accampamento per scoprirli. A questo proposito vorrei dire che sarebbe pure il caso, Rockstar, di introdurre qualcosa per quanto riguarda la crew sul Rockstar Social Club. Come sapete c'è questa crew che ognuno ha da... Io per esempio c'ho la crew del Mucchio Selvaggio, e sarebbe carino che ci fosse qualche aggiunta, magari come in GTA Online, no? Che ci stava il logo con la maglietta. Magari si potrebbe fare che nell'accampamento si può selezionare proprio la bandiera con il proprio logo personale, che ognuno si può fare tramite l'editor di Rockstar.
Poi un'altra cosa che volevo dire, ma era ovviamente fuori da queste notizie che sto dicendo, per quanto riguarda il torneo, come detto, quella del Fight Club, ragazzi, ho visto che ci sono stati vari problemi, proprio non sono riuscito a capire bene come gestire questi tornei. Allora ovviamente farò tesoro di questo problema che si è verificato e cercherò in futuro di fare dei tornei, diciamo, più fruibili. A questo proposito volevo dirvi che scriverò la prossima data e tutti gli aggiornamenti del torneo, per non insomma dare fastidio agli utenti del gruppo Red Dead Redemption 2, gruppo italiano, direttamente sulla pagina web, quindi sul sito web del Mucchio Selvaggio, che vi lascio ovviamente anche quello in descrizione, su cui usciranno poi i risultati che mi avete mandato per questo torneo, appunto, del Fight Club. Quelli che mi avete mandato in privato, ragazzi, perché io l'ho scritto sotto nel gruppo, anche se non tutti a quanto pare hanno letto, però me ne assumo appunto la responsabilità, perché magari non a tutti arrivano questa serie di aggiornamenti. Comunque non perdiamo altro tempo, andiamo subito a vedere queste nuove modalità che hanno aggiunto. Eccola qua, nemico pubblico. Non tutte le vite hanno lo stesso valore, tu e i tuoi nemici dovete difendere chiunque sia il nemico pubblico mentre semina il caos. E mo ce lo andiamo a vedere. Congratulazioni, hai ottenuto i lingotti d'oro partecipando alle promozioni di Red Dead Online. Ogni tanto Rockstar regala questi lingotti d'oro. Grazie almeno di questo, Rockstar, anche se ancora non metti la modalità privata che ti avevo chiesto. Ok ragazzi, mi è uscito questo messaggio che non mi era mai uscito. Unione in corso in attesa che la resa dei conti abbia inizio. Vabbè, aspettiamo, vediamo quanto tempo ci vuole. Attenzione, finalmente sta caricando, ma non mi ha fatto entrare neanche nella lobby. Probabilmente questa è una partita che è già in corso. Noi quindi siamo gli arancioni. Vediamo un pochino. Oddio, già sta scoppiando tutto. Il nemico pubblico a quanto pare è quello. Oddio. Devo parlare di meno. Ok. Oddio. Hanno buttato una dinamite. Comunque, a quanto pare il nemico pubblico è quella, insomma, quel segnalino viola a forma di mirino che c'è. Quello là bisogna uccidere. No, quello è uno dei nostri. Sta dall'altra parte. Quindi praticamente si alternano i due. Oddio. Mamma mia, mi ha beccato in testa. Effettivamente è più difficile beccare in testa dopo l'aggiornamento di 2 settimane fa. Non è malissimo sta modalità, sapete? Mo il nemico pubblico a quanto pare ce l'abbiamo noi, che viene dato in maniera molto randomica. Oddio, stanno qua! Stanno qua, via! Madonna ragazzi, mi hanno sorpreso alle spalle! Andiamo. Ah, vedi, però c'è un contatore, quindi non bisogna per forza morire. Intanto il nemico pubblico se ne sarà scappato chissà dove per non farsi beccare. Chissà se c'ha un'area dove può stare e quindi non può uscire. Da dove vengono sti colpi? Ecco. Madonna! Mi hanno sparato in due. Va bene, concentriamoci. Ma questi esplodono? Sì! Mi sa che ho fatto esplodere dove c'erano i miei. Però il nemico pubblico sta di là. Tentiamo di raggiungerlo. Ma non sarà facile. Non sarà cosa facile.
3 colpi per ammazzare una persona. Chissà dove se n'è scappato quello. Manca pochissimo. Immagino che poi ci saranno vari scenari. Ecco, mo è cambiato il nemico. Ah no, no. Ci sta un nemico pubblico da noi e uno da loro. Il nemico pubblico che cercavi. Ok, allora. Non ho capito bene questa cosa comunque. Ok, qua dietro di me c'è il nemico pubblico nostro. E non ho mai dinamite, vaffanculo. Scusate il vaffanculo. Volevi buttarmi la dinamite, eh? Volevi. Ah, ma ci sono dei candelotti di dinamite da poter prendere. Però dovrei arrivarci senza che mi ammazzino. Non so se ho preso la dinamita, mi sa di no, madonna! Sto circondato! Il nemico pubblico sta qua. L'ho visto. E non è morto! Però sono stato fortunato. Prendiamo sta dinamica. Oddio, da dietro. C'è di là. No! Io voglio capire come fanno col revolver Shotfield. Quindi sta pure con la pistola mi hanno sparato. Sarei stato curioso di capire da dove mi ha sparato. Manca 1:50. Stostax. Mi dici il nome, però io vorrei incontrarlo. Eccolo lì in fondo. Senti, io me ne vado sul nemico pubblico, faccio così. Mi hanno tolto la dinamite. Madonna! L'abbiamo fatto fuori! Bene, molto bene. Qui ce n'è un altro. Si è nascosto. Ma l'hanno fatto fuori, perfetto. Ok, mo sta dall'altra parte. Madonna, qua ci stanno un sacco di sono queste cose rosse che se scoppiano fanno saltare tutto per aria. Dove stanno? Oh, ma si può andare addirittura dentro? Si può andare all'interno? Poi c'è esplosivo dappertutto. Oh, ma chissà se posso cecchinarlo da sopra. Se questa è la casa. Si può andare? Sì! Ok. Se riuscissi a capire. Ma questi stanno venendo. Madonna, non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto col branco di coyote. Pure tu col pugnale. Stavolta è andata così. 5 uccisioni e 5 morti. Dai, non male. $17 e 299 XP e qualcosa di, diciamo, di lingotti d'oro. Eccoli qua i nostri avversari morti.
Yeah, il branco di coyote del mucchio selvaggio vince ancora. Ragazzuoli, allora anche per oggi era tutto, questi sono gli aggiornamenti. Voglio ricordare che se qualcuno di voi vuole collaborare con i tornei mi può scrivere in privato sulla pagina del Mucchio Selvaggio di Facebook. Se ha intenzione, insomma, di organizzare qualche torneo, possiamo parlarne insieme. E questo era tutto, noi ci vediamo al prossimo video.